Ma sentiamo Lino Iannuzzi. Attenzione, qua Radio Radicale. Attenzione, attenzione, preghiamo anche tutte le altre radio di collegarsi con noi. Abbiamo il testo integrale fotocopiato della lettera di Dusso, della lettera trovata stamattina a Via di Pietra. La lettera è manoscritta, la leggerò con una certa fatica, anche perché non l'ho ancora letta. Spero che sia vero il senso che ho preannunciato, cioè che Dusso è ancora vivo e può ancora vivere, che non sia una lettera d'addio. Cercheremo di scoprirlo insieme. Sono tre fogli, due fogli quasi scritti per intero e l'ultimo con poche righe. È indirizzata al direttore dell'Avanti. Signor direttore, oltre a prendere da alcune dichiarazioni rilasciate da mia figlia Lorena nella trasmissione Tribuna Politica Flash, mi è stata data la possibilità di leggere il suo articolo riguardante la mia vicenda, pubblicato giorni or sono dal quotidiano da lei diretto. Desidero esprimere il mio apprezzamento per la presa di posizione adottata dal suo giornale. Se le scrivo, tuttavia, apparendo del tutto ovvio quanto precede, è perché ritengo dover fornire a quanti possano allo Stato non concordare con la linea da lei indicata ulteriori elementi di concretezza su cui poter responsabilmente meditare. Ebbene, mi sembra sia noto ormai che il processo a cui sono stato assoggettato si è concluso con la condanna a morte, la quale peraltro potrà non essere eseguita qualora da parte dei più importanti quotidiani si faccia luogo alla pubblicazione dei comunicati provenienti dalle carceri di Palmi e di Trani. Iniziativa questa della pubblicazione di cui sarebbe palese il carattere esclusivamente umanitario sotto il profilo della necessità che caratterizza la contingenza che ne occupa e che sarebbe di tal natura da non coinvolgere, punto. Qui non capisco bene, scusate, da non coinvolgere punto alcunché o alcuno al di fuori degli organi di stampa che intendessero realizzarla. Entrare con argomenti nella questione che presumo molto dibattuta della pubblicazione o no dei detti comunicati non sarebbe da parte mia certamente opportuno. Mi sarà tuttavia consentito osservare che, se si concorda sulla validità delle lucide argomentazioni da lei svolte, dalle quali mi sembra possa farsi derivare la possibilità di scorgere una matrice della posizione di chiusura non tale da poter apparire ispirata a concrete ed effettive ragioni sostanziali, il senso d'umanità dovrebbe prevalere. Da ultimo, una preghiera. Qualora non dovessi più vedere mia moglie, voglia essere lei, direttore, a dirle della mia gratitudine per quello che ha fatto, su nient'altro poter contare che non fosse la forza del suo amore per me e per le nostre figlie. Giovanni Dusso.